in campo al Tottenham Hotspur Stadium, splendido impianto calcio, mettetevi comodi di fronte Tottenham e Manchester City. Ciao Pier, sai che io sono sempre disponibile quando c'è da assistere a una partita di calcio e voi amici a casa ascoltate il mio consiglio, rimanete incollati al video, non ve ne pentirete. Se l'è bevuto, hanno cercato subito il gol del vantaggio. Spurs che cominciano così, con questi 11. Rodrigo Bentancur insieme a Højbjerg nel mezzo. Attacco affidato al solo Richarlison, schierato come punta centrale. Lo salta di netto. Crossa verso il centro. Si avventa e spazza via. City che dimostra di trovare con facilità il gol. È infatti loro il miglior attacco del torneo. Cliente difficile è la formazione ospite. Capace di trovare il gol e girare il match in proprio favore. E in area per attenzione. La mette fuori con i pugni. Pallone che finisce in angolo. Palla dentro. Il portiere si oppone ma il pallone è ancora lì. Si continua a giocare. Questo è lo schieramento del Manchester City. Dietro troviamo Ruben Dias con Ake. Foden insieme a Bernardo Silva come laterale di centrocampo. È un solo attaccante chiamato a sobbarcarsi tutto il peso del reparto offensivo. Ruben Dias. Palla per Kovacic. Occhio al City che avanza. Ha il pallone del possibile vantaggio. Palla ancora buona dopo la respinta del palo. Ottimo intervento, senza fronzoli. Il tuffo del portiere che sventa il tentativo dell'avversario. Intervento facile, normale amministrazione, agevolato anche dalla conclusione non irresistibile. Tentativo di pressing. Pressing che funziona bene, riconquistano palla. C'è la conclusione. Alzata un po' troppo qui, un peccato perché era un buon tentativo. Bernardo Silva, Alvarez, Rodrigo. Risultato di parità, prova ad aumentare la spinta. Pierre-Emile Højbjerg. Servito Son. Destiny Udogi. Entrata decisa, perde palla. Richarlison ha commesso fallo per impedire che si involasse verso la porta, adesso però rischia forse addirittura il rosso. È stato costretto al fallo, qui si prende il rosso per chiara occasione da rete. Se ne stava andando verso la porta, era una chiara occasione da gol. La decisione è corretta, direi. Pronto il cambio nel Manchester City. Prova ad andare, ottima scelta di tempo, buona risposta del portiere. Ecco Son. Ferma l'azione d'attacco degli avversari.
Foden. Entra sulla palla, esaurisce l'azione avversaria. Cerca il traversone. Traversa! Palla ancora in gioco. Risultato che resta in parità. Solo la sfortuna ha impedito loro di passare a condurre. La conclusione è respinta dal palo, portiere battuto. Attacca il Tottenham in zona interessante. L'arbitro non ha dubbi e indica il dischetto. Oltre al rigore arriva anche il cartellino giallo. Nulla da dire, Pier. L'arbitro ha applicato il regolamento alla lettera, giusta l'ammonizione dunque. Momento chiave del match. Non sbaglia il calcio di rigore. Ecco il replay, conclusione solo sfiorata dal portiere, si era tuffato dalla parte giusta. Palla che è terminata in rete anche con un pizzico di fortuna, non aveva calciato benissimo. Operazione rimonta adesso per il City, che è sotto nel punteggio. Rodri. Phil Foden. Buona qui la lettura del difensore. Siamo vicini al tramonto di questo primo tempo con gli Spurs fin qui avanti nel punteggio. Partita che sfugge ad ogni pronostico, Pier, e il risultato è lì in bilico. Un solo gol di vantaggio al giorno d'oggi non dà proprio alcuna certezza. Super il portiere qui. Palla messa in mezzo. Nessun problema qui. Johnson. Pierre-Emile Højbjerg. Pallone che esce, è stata una buona opportunità. Arriva il segnale di chiusura, primo tempo che si chiude con Manchester City sotto nel punteggio. Si ricomincia col City che è sotto di un gol dopo i primi 45. Intervento ruvido ma corretto. Procede senza disturbo. Guardiol. Palla recuperata dagli Spurs. Richarlison. C'è campo per andare, attenzione. Ottima lettura difensiva. Can Lucy Davis, that's Lucy Davis, please come to reception. Walker. Phil Foden. Interviene, intercetta il passaggio. Occasione importante per pareggiare. Portiere che si salva sulla botta sicura da pochi passi. Ha chiuso la porta a doppia mandata, intervento di puro istinto.
si affacciano dalla tre quarti avversaria. Attenzione perché è solo. La respinta ma non è finita. E il pallone entra, che carattere questa squadra, con l'uomo in meno trova il pareggio. Replay del gol, ecco, è stato rapido, si è avventato sulla respinta del portiere e l'ha messa dentro. Non vedo particolari colpe da parte dell'estremo difensore, era stato già bravo ad opporsi alla prima conclusione, poi sai, se i compagni non gli danno una mano. Si lascia andare un'esultanza sfrenata il tecnico, l'hanno ripresa, può essere soddisfatto della reazione della sua squadra. Hanno pareggiato, dunque, 1-1. Højbjerg. Tocco per Cristian Romero. Può avvicinarsi alla porta. Subito smentiti, sfuma l'azione. Bernardo Silva. Occhio al City che avanza. Tocco su Foden. Niente da fare, gran recupero difensivo. Richarlison. Walker regala il pallone. Manca ancora un quarto d'ora alla fine. Buono il pallone recuperato. Pallone che sembra buono. Bernardo Silva. Kovacic. Tiro tutt'altro che insidioso questo, parato facilmente dal portiere. Johnson. C'è spazio lateralmente per Son. Avanza da caccia nel gol partita. Svetta un'azione davvero pericolosa. E il portiere la allunga in calcio d'angolo. Al tiro della bandierina e c'è il gol che cambia tutto. Sono avanti adesso a poco dal termine. Una doccia gelata per la formazione avversaria. Vedremo se avranno la forza per abbozzare una reazione. Pier, non hanno tempo da perdere. Rivediamolo il gol, tutto è nato da questo tiro della bandierina, colpo di testa che ha infilato il portiere imparabilmente. Passano dunque a condurre in questo finale, rete pesantissima. Rodri. Kai Walker. Palla riconquistata con un'ottima chiusura. Si fa trovare al posto giusto e riceve. Un'altra rete. In pochi minuti hanno cambiato la storia del match. Poteva dribblare il portiere o scavalcarlo col tocco sotto. Ha scelto per la soluzione di potenza, ci sta. Mancano 5 minuti alla fine della partita. De Bruyne.
servito Ruben Dias. Rodri. Ruben Dias. Stones. Ottima lettura sull'azione pericolosa. Si andrà avanti ancora per 3 minuti. Vardiol. Altro scambio con Bernardo Silva. Pallone spazzato via. Non c'è il fischio dell'arbitro, vantaggio per il City. Hanno tentato di rientrare in partita con questo tiro, ma il pallone è uscito. Sono sotto di 2 gol, devono continuare a spingere così in fase offensiva. Non c'è più tempo, gara che si chiude con la sconfitta del City. E le facce dei giocatori dicono tutto. Difesa che è la principale imputata per questa sconfitta. Non è bastato mettere in campo il miglior attacco del campionato per evitare un pesante passivo. Segno che c'è qualcosa da registrare anche dietro. Al tecnico il compito di trovare l'assetto migliore.